del presidio G per i fatti che sono noti a tutti. Quindi si è convenuto in un documento da portare sia alla triade commissariale che al presidente del collegio IPASVI e del collegio e dell'Ordine dei Medici. E sono state messe a risalto tutte le problematiche che si sono state dette in questi giorni e qui con un grande accusa a tutti noi lavoratori, che in più delle parti sono accuse infondate. Quindi noi aspettiamo con molta coscienza apposta che abbiamo il verdetto della magistratura, però vogliamo che su questa cosa si ci metta la parola fine, anche per dare a noi operatori e di conseguenza agli utenti di lavorare in santa pace per rendere dell'azienda ospedaliera di Salerno. Stamattina si è tenuta questa assemblea dei lavoratori qua in azienda. È stata una cosa molto molto importante, soprattutto a livello di unità, pure a livello di RSU, di unità sindacale, e abbiamo condiviso quello che sta succedendo. Abbiamo avuto la presenza pure del presidente dell'Ordine dei Medici, del presidente del Collegio Infermieri. La cosa importante che è venuta fuori da questa assemblea è che purtroppo questa azienda ospedaliera è diventata ormai un carcere di massima sicurezza. Siamo stati messi al bando a livello di sanità nazionale. Qualcuno veramente, noi pensiamo che ci sia comunque un attacco sulla sanità pubblica, non sappiamo bene da chi viene questo attacco. Pensiamo anche che si voglia spostare probabilmente l'attenzione soprattutto sul privato più che sul pubblico. Questa situazione che ci sta in questa azienda ormai è diventata veramente una cosa assurda sotto tanti tanti aspetti, quasi comico-drammatica direi, anche perché noi come dipendenti dell'azienda ci sentiamo messi al bando dagli stessi utenti salernitani che vengono qua in ospedale, attaccati come coloro che rubano, come coloro che fanno assenteismo, eccetera eccetera. Si sta creando che cosa? Si sta creando? Oggi l'assemblea dei lavoratori del San Leonardo è un'assemblea sulla quale tutti gli operatori chiedono dignità, la dignità di professionisti seri, professionisti che garantiscono i livelli di essenziali di assistenza con grande sforzo, atteso il carico di lavoro. È un'assemblea che può sancire l'unità dei lavoratori nell'ambito di percorsi che devono portare, oltre alla dignità, anche trasparenza e legittimità sui percorsi. Un'organizzazione sindacale seria avrebbe da subito tentato di regolamentare quegli istituti che stanno creando tanta confusione e tanto disagio. Una cosa è certa, se si continua ad alimentare la confusione con la confusione, molto probabilmente tutti i progetti negativi che si hanno su questa azienda, ivi incluso il trasferimento delle attività universitarie su altri territori, troveranno uno spazio immenso, poiché vi è una incapacità, incompetenza di tutte le parti sociali a leggere i processi e a tentare di dare strategie che siano positive nella risoluzione dei problemi. Noi su questo aspetto siamo disponibili a metterci la faccia sempre, come sempre abbiamo fatto.
sulla sanità pubblica. Non sappiamo bene da chi viene questo attacco. Pensiamo anche che si voglia spostare probabilmente l'attenzione soprattutto sul privato più che sul pubblico. Questa situazione che ci sta in questa azienda ormai è diventata veramente una cosa assurda sotto tanti aspetti, quasi comico-drammatica direi, anche perché noi come dipendenti dell'azienda ci sentiamo messi al bando dagli stessi utenti salernitani che vengono qua in ospedale, attaccati come coloro che rubano, come coloro che fanno assenteismo, eccetera eccetera. Si sta creando? Oggi l'assemblea dei lavoratori del San Leonardo è un'assemblea sulla quale tutti gli operatori chiedono dignità, la dignità di professionisti seri, professionisti che garantiscono i livelli di essenziali di assistenza con grande sforzo, atteso il carico di lavoro e le carenze di organico. È un'assemblea che può sancire l'unità dei lavoratori nell'ambito di percorsi che devono portare, oltre alla dignità, anche trasparenza e legittimità sui percorsi. Un'organizzazione sindacale seria avrebbe da subito tentato di regolamentare quegli istituti che stanno creando tanta confusione e tanto disagio. Una cosa è certa, se si continua ad alimentare la confusione con la confusione, molto probabilmente tutti i progetti negativi che si hanno su questa azienda, ivi incluso il trasferimento delle attività universitarie su altri territori, troveranno uno spazio immenso, poiché vi è una incapacità, incompetenza di tutte le parti sociali a leggere i processi e a tentare di dare strategie che siano positive nella risoluzione dei problemi. Noi su questo aspetto siamo disponibili a metterci la faccia sempre come sempre abbiamo fatto. E se non salviamo queste aziende, quale vogliamo salvare?